voltiamo pagina e parliamo di musica e lo facciamo con una cantante davvero talentuosa che in questi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo Questa canzone. Buongiorno alla cantautrice lucchese Friki Bea al secolo, Bea Mazzanti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Bea, come stai? Sto bene, sono molto 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 felice in questo periodo perché appunto è uscito il nuovo brano e non vedo l'ora di farlo ascoltare a tutti. Ecco, allora, se sei d'accordo, ascoltiamo insieme appunto il tuo ultimo singolo, disponibile tra l'altro su tutte le piattaforme digitali di streaming, e poi rientriamo in studio e ne parliamo insieme. Ok. Fantasia, colori vividi, hai messo un cielo dentro il mio cuore, e una musica da ascoltare, con la bicicletta fai un giro più su, questo mondo fatto di fango e vigne. In un istante i sogni dormono in un letto di favore e fanno vivi da cambiare, ancora musica da ascoltare, occhi che leggono l'anima, sulla pelle un profumo di fragola, bambolino dal cuore galattico, io mi perdo per te, rimanendo ad ascoltare. Questa canzone è stata scritta appunto per tua figlia più piccola. L'hai definita una canzone luminosa che riflette appunto l'emozione di essere madre, di assaporare giorno dopo giorno l'essenza di tuo figlio nelle sue sfaccettature. Com'è nato questo testo così profondo? Ma allora, io sono mamma bis, perché io ho un, appunto, come hai detto tu, due figlie, una più grande che ha 14 anni e una più piccola che ne ha all'oggi 5. E, sono ritornata ad essere madre dopo un'esperienza particolarmente brutta come quella della violenza domestica. Io sono una vittima di violenza domestica per 10 anni. Insomma, il mio ex compagno ha usato violenza su di me e quando poi ho deciso di prendere il coraggio di denunciarlo e di andare avanti con la mia vita, ricostruire la mia vita, è successo che ho cominciato a guardare anche la maternità con occhi diversi, insieme a tutto quello che mi circondava, anche la maternità, e quindi anche ogni minimo gesto di mia figlia, ogni minimo sospiro, ogni minimo sguardo che lei dava al mondo. E così a un certo momento mi è venuta questo riff, mi è venuto in testa questo riff e ha cominciato a nascere questa canzone. Ecco, quindi ha veramente doppio valore per te, tu da sempre esprimi veramente i tuoi momenti di gioia e non attraverso la tua musica. Se facciamo un passo indietro, infatti, vediamo anche Sono tornata, un altro brano di grande successo, sei riuscita a riemergere da anni veramente di dolore e di buio. Quante volte la musica nella tua vita ti ha salvata? Tantissime. Tantissime volte, quasi sempre. Io dico sempre che la musica è un catalizzatore. Infatti, una cosa che succede a tutti, ad esempio, è quando ci sentiamo bene, abbiamo voglia di ascoltare musica che ci faccia stare ancora meglio, che elevi le nostre sensazioni di felicità. Mentre quando stiamo male andiamo sempre ad ascoltare qualcosa che ci, diciamo, che amplifichi questo dolore
così tanto da portarlo fuori da noi e da riuscire ad abbandonarlo. La musica per me ha sempre fatto questo. E, essendo anche una cantautrice, quindi non soltanto una fruitrice di musica, per me forse è un B-side, cioè ci sono i due lati, no? Ascoltare e scrivere. Tra l'altro so che non è stato un periodo molto facile per te perché sei stata a Sanremo e poi un brutto incidente ha coinvolto tua figlia e il tuo compagno. Come state oggi in primis? Ora che è passato, guarda, grazie di averlo detto, ti ringrazio molto. E, sì, Dovere. diciamo, siamo stati a Sanremo, io e il mio compagno che insomma, mi aiuta, è anche il mio manager personale, quindi mi aiuta a riuscire a collimare un po' tutto, no? Un po' la casa, un po' il lavoro. E siamo stati a Sanremo e è stato bellissimo. Infatti l'esibizione che avete visto è stata per Esibirsi, che è Sì. la cooperativa per la quale che mi supporta, e abbiamo fatto un piccolo showcase, pioveva e abbiamo detto: ma siamo sotto questi portici, buttiamola lì, facciamo qualcosa per intrattenere un po' le persone. E non riesco, un'esperienza così bella che non sono riuscita a godere poi appieno, perché il giorno dopo che siamo tornati è successo questo incidente a mia figlia più grande e al mio compagno. Io e mia figlia più piccola non eravamo presenti, anche se saremmo dovuti essere tutti e quattro, e stanno in via di ripresa, via, a un Bene. mesetto da questa cosa, piano piano si riprendono. Ce la faranno. Ma ovviamente Sì. io voglio parlare di te, perché tu sei una vocal coach, sei una performer, sei una cantautrice, produttrice, laureata tra l'altro in Contemporary Popular Music presso la Middlesex University Londra, con un dottorato in canto moderno presso la Music Academy 2000 di Bologna. A che punto sei della tua carriera musicale? Sono passate tante cose dentro al mondo musicale della Friki. Io ho iniziato da piccolissima perché vengo da una famiglia di musicisti, quindi ormai è 30 anni che lavoro con la musica, da quando ero piccolissima, e sono passate tante tante cose e spero che tante ne passino, sempre nuove. Io non scrivevo più da tanti anni perché non mi era permessa questa cosa, vista la mia situazione, e ero molto denigrata, quindi non riuscivo a scrivere, e anche quel poco che scrivevo era veramente considerato zero, quindi mi buttavo giù e non scrivevo più. Da quando invece poi 2 anni fa ho iniziato di nuovo a scrivere, spero che dentro questa mia rinascita, che appunto è iniziata con il brano Sono Tornata, che è un brano dedicato alla violenza sulle donne, ovviamente. E spero che da ora in poi si scrivano delle nuove pagine di Frikibea. Sicuramente sarà così. Io ti faccio veramente l'in bocca al lupo per tutta la tua carriera, per il tuo futuro, per qualsiasi cosa ovviamente tu desideri per te. Complimenti per questa bellissima canzone, questa canzone che ci hai fatto ascoltare questa mattina. Friki Bea, pubblicità, a tra pochissimo con Grazie. Mattina Live. Ciao.